Rifiuti organici e quanto di più riprovevole possa apparire alla vista dell'uomo galleggiava ieri sulle acque del mare di Maiori. Da ieri pomeriggio villeggianti ma anche gestori ed operatori su tutte le furie, indignati per lo spettacolo nauseabondo. Forse per un gioco di correnti marine ed atmosferiche quel letame è finito sulla riva di una delle spiagge più affollate della costa, peraltro super affollata di bambini. Immediatamente è scattato il tantam tra i villeggianti, molti pronti a protestare da fare le valigie per tornarsene a casa. È la seconda volta nel giro di 15 giorni che dubbi sulla balneabilità del mare maiorese invadono i turisti. 20 giorni fa sui lidi accampava un'ordinanza a firma sindacale di divieto di balneazione. Il primo cittadino, Antonio Della Pietra, a seguito di rilievi dell'ARPAC sulla presenza di colibatteri, si era visto costretto a vietare la balneazione. Un guasto ad una conduttura, pare, aveva innalzato la soglia d'allarme. Rimosso l'inconveniente, l'ordinanza era stata revocata. Ieri, a distanza di pochissimi giorni, un nuovo problema simile, ma apparentemente più grave. Stavolta il sindaco resta sull'Aventino in attesa di capirne di più. Stavolta nessuna ordinanza, ma forse un rischio ancora più serio per i villeggianti. Dall'ASL fanno sapere di non essere a conoscenza di alcun problema e di poter chiedere un loro intervento solo nei casi di rischi accertati alla salute umana. Un palleggiamento di responsabilità degli operatori all'amministrazione, agli enti di riferimento, che lascia disorientati coloro che trascorrono le vacanze sulla Divina. Intanto dal comando della Capitaneria di Porto arriva qualche conferma sul cattivo stato di salute delle acque in costiera. Anche questa mattina, a seguito delle segnalazioni ricevute, sono stati intensificati i controlli della Guardia Costiera proprio nella zona di Maiori. Dall'esito dei controlli ambientali verrà data notizia all'ARPAC, ai sindaci competenti e massima autorità sanitaria cittadina, ma anche alla magistratura, perché possano essere autorizzati i controlli anche presso immobili, abitazioni e strutture ricettive. Intanto ci si interroga sulle cause, tra queste anche ipotetici guasti o danneggiamenti dei depuratori di altri centri vicinori, ma anche sversamenti illeciti ed abusivi di privati che avrebbero potuto approfittare delle cattive condizioni atmosferiche per sversare in mare quello che invece sarebbe dovuto confluire negli impianti di depurazione, tutto all'insegna della massima inciviltà e noncuranza della salute dei bagnanti. Ma su tutto manca il pugno duro delle massime autorità competenti, dalle quali ci si aspetterebbe la soluzione ai problemi che, pur presentandosi solo per 2 mesi all'anno, continuano a trascinarsi nell'apatia e indifferenza generale. Sarebbe auspicabile una grande levata di scudi di chi ogni anno va a rimpinguare le casse del turismo della costa.